Questo è il progetto Mamma Garbatella. Ho queste mie due aiutanti fatine, le vedete? Con il ranocchio Garbatellotto. Il progetto nasce oggi, 9 maggio, che è la festa d'Europa. Ma nasce perché il 13 è la festa di tutte le mamme del mondo. Sapete perché è nata la festa delle mamme? Quando è nata? Perché è nata? Non lo sapete. Fata Garbatella ha scritto proprio una favola, ha fatto una ricerca per far sapere quando è nata questa festa, partendo proprio dalla Garbatella. Il dirigente scolastico dovrebbe avvertire tutte le maestre di questo progetto, che è sovvenzionato dalla provincia di Roma. Perciò voi mamme non dovrete pagare nulla, le maestre non dovranno pagare nulla, dovranno soltanto ascoltare la favola di Mamma Garbatella per conoscere perché è nata la festa delle mamme di tutto il mondo. Allora, in tutto questo non c'è bisogno di affaticarci molto, perché qui c'è Mario Sellino, che ha scritto una bella canzone chiamata Mamma in tramvai. Il CD, non mi ricordo dove ce l'abbiamo adesso, comunque c'è un CD. C'è un CD. Ci vogliamo cercare un CD? Comunque non ha importanza. Sì, Fata Garbatella adesso arriva, ciao! Allora, intanto io vi racconto, mentre tu riprendi la piazza, il CD lo avranno soltanto quelli e quelle che aderiranno al progetto. Il progetto inizia oggi 9 maggio e finisce il 9 giugno. Il 9 giugno si farà la festa della cultura, per la cultura, partendo per la cultura della Garbatella alla Fontana Carlotta, perché alla Fontana Carlotta lanceremo anche la sinteticamente le mamme nel mondo che non hanno acqua, e Carlotta ce n'ha tanta di acqua. Racconteremo la storia del tram che passava via Giacomo Ro, e per ora vi ricordiamo soltanto che il 27 maggio è anche il giorno che è stata firmata la Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia. Comunque, vi sentite al CD e ci seguite su www.garbatella.org. Arrivederci. Ah, poi avrete anche una bandana, ma questo ve lo dico in un'altra ripresa. Arrivederci. O anche meglio detto, CRC. Oh, dai, fai, mi riprendi.